Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, siamo alla vigilia di una data importante, il 9 di novembre in Catalogna si vota, o comunque diciamo così, si cerca di votare per l'indipendenza. Perché si cerca di votare? Perché effettivamente la Corte Suprema spagnola ha bloccato il meccanismo, però i promotori del referendum hanno già annunciato che voteranno comunque, e anche qui dai nostri territori, dal Veneto, sono tanti i sostenitori, gli indipendentisti che sono partiti o che stanno per partire per raggiungere la Catalogna in Spagna, appunto per sostenere questo voto. Un appuntamento che ovviamente riapre e riporta in primo piano il grande tema dei referendum in Veneto per l'indipendenza e per l'autonomia, le due leggi regionali, la 15 e la 16 del 2014, che sono al momento peraltro impugnate dal governo, che le ha presentate appunto davanti alla Corte Costituzionale, e siamo in attesa di sapere che cosa succederà. Di questo parliamo stasera, lo facciamo con gli ospiti che abbiamo in studio. Abbiamo un parterre particolarmente interessante quest'oggi. Abbiamo Stefano Valdegamberi, consigliere regionale di Futuro Popolare, buonasera, consigliere regionale Veneto, buonasera. Buonasera, grazie di essere qua. Alessio Morosin, leader storico di Indipendenza Veneta, buonasera. Buonasera Morosin. Buonasera ai telespettatori. Grazie di essere qua. Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, esponente di spicco della Lega Nord in Veneto. Buonasera, grazie, presidente. A voi, buonasera. Grazie a tutti. Al suo fianco abbiamo Luca Zano Cantarutti, leader anche lui dell'altro movimento indipendentista Veneto, Noi Veneto Indipendente. Buonasera a tutti i telespettatori. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera anche a lei, e grazie di essere qua. Poi abbiamo Andrea Bona del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti. Buonasera a tutti, buonasera. Ma ci mancherebbe, grazie a lei, visto che è venuto giù da Feltre, no? Belluno Feltre, grazie. Al suo fianco Federico D'Incà, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei, grazie di essere qua. Allora, io aprirei dando la parola a Stefano Valdegamberi, perché Valdegamberi è stato quello che ha presentato poi la legge. Sì. No? È stata presentata la legge, sono stato, però ho accolto anche delle istanze che venivano da persone che sono qui presenti anche questa sera vicino, certo, a me, certo. Perché ritengo che comunque non dobbiamo mai temere la voce del popolo. Oggi ci dichiariamo sempre democratici, ci dichiariamo sempre pronti alla volontà popolare, poi ci mettiamo delle barriere, quasi, non dico inconsce perché sono ben consapevole a parte qualcuno, quando si chiede anche di decidere su quale futuro vogliamo dare al nostro territorio. Io sono partito da un presupposto che l'assetto attuale anche dell'Europa non è un assetto che va rivoluzionato integralmente, nel senso che oggi dobbiamo costruire un'unità europea federata nei territori, e quindi questo referendum che dà la voce al popolo, dire vogliamo creare uno Stato all'interno di una federazione europea e dei territori, che questa è la finalità, il mio intento personale, ovviamente altri mai pensano anche diversamente, però il fatto di dare la voce ai veneti sull'autodeterminarsi nel proprio futuro credo che sia un atto di maturità, di democrazia, di alta democrazia, che tra l'altro rientra anche in quei diritti precostituzionali riconosciuti anche dalla Carta dell'ONU. Quindi ecco per cui diciamo che da lì è iniziato un dibattito, si è innescato un dibattito che ha preso piede parecchio, e se prima sembrava un tabù parlare di autodeterminazione e indipendenza, oggi ormai il tema è stato sempre più approfondito, dibattuto, e si capisce come il futuro anche dell'Europa passa attraverso un nuovo assetto del territorio. Certo, Morosin, allora il referendum per l'indipendenza costa 14 milioni di euro, quello per l'autonomia costa 3 milioni e qualcosa. Perché questa, 950. Perché questa differenza? Perché questa questo differenza? È un rebus che abbiamo cercato in molti di chiarire, di conoscere. Perché voi state raccogliendo i fondi, no? Adesso ne parleremo anche. Diciamo di questa... che la legge impone e prevede questo. La legge 16 sul referendum per l'indipendenza del Veneto, tra le altre cose, prevede anche che debbano essere adottate delle delibere attuative della legge con le quali si disciplina, tra le modalità di voto, e anche la raccolta dei mezzi finanziari
per fare la propaganda, meglio sarebbe stato scrivere la comunicazione, l'informazione ai cittadini su quella che è l'opportunità che questa legge dà. Purtroppo anche recentemente in una riunione che abbiamo avuto in regione nel tentativo di costituire un comitato su iniziativa del presidente Zaia e dell'assessore Ciambetti si è posto questo problema, abbiamo avuto delle notizie informali, non si conoscono ancora le ragioni per le quali, o meglio qualcuno fa delle supposizioni, ma i numeri esatti per cui il referendum sull'autonomia che sarebbe a totale carico dell'erario e quindi diciamo dello Stato o della collettività e quello sull'indipendenza che invece è a totale carico dei cittadini abbia questa diversa quantificazione dei costi. È sempre un referendum, è sempre una consultazione e quindi il rebus rimane. Vedremo, ecco, l'importante comunque è capire che qui siamo di fronte anche a una forzatura, perché è un fatto senza precedenti equivalenti nella storia italiana ed europea per l'approfondimento che abbiamo fatto, quello di porre il costo del referendum a carico dei cittadini privati, cittadini e imprese. In questo caso è previsto. Il problema è che la raccolta dei fondi dovrebbe essere favorita da un'adeguata informazione e dalle delibere che ad oggi non ci sono. Esattamente, voi puntate un po' il dito contro la regione che è stata. La stiamo aiutando più che puntando il dito, questo è il dito. Muraro, allora, la Lega cosa fa? Sostiene, non sostiene? Ma, guarda, io ho qui il leone di San Marco, la spada alta, ed è da 20 anni che lo porto, perché è il simbolo della Liga Veneta. La Liga Veneta rappresenta il Veneto, rappresenta la propria autonomia, rappresenta la richiesta dopo 150 anni, 148 anni di prigionia, di avere la propria indipendenza, la propria libertà, la propria possibilità di autogovernarsi. Credo che questa battaglia che stiamo portando avanti in maniera, ognuno nella propria posizione, ma però alla fine credo che il coagulo deve essere necessario. Tutte le forze devono mettersi insieme per chiedere quel diritto di esercitare la democrazia anche nel nostro territorio, chiedo scusa, proprio nei confronti dei cittadini e dei servizi. Prendiamo in questi giorni, parlavo adesso con l'amico Andrea Bona, il problema per esempio degli eventi calamitosi che ci sono adesso. Noi stiamo vivendo una sofferenza perché lo Stato centralista ci sta drenando tutte le nostre risorse, che è inconcepibile al giorno d'oggi. L'aiutare le imprese, il principio dell'autodeterminazione significa poter gestire una collettività che produce tanto benessere, che ha bisogno di servizi in base al livello di servizi, a livello di proposta che fa e di collettività in termini sociali, in termini imprenditoriali, in termini culturali. E credo che questo all'interno di un'Europa, perché dobbiamo dire che anche l'Europa ha le sue colpe in tutto questo, grandi proposte, grandi proclami che ha l'Europa, però ogni volta che si parla di poter avere delle autonomie locali intervengono, abbiamo visto nella Scozia, l'intervento da parte dei premier europei, cosa hanno fatto e come hanno influenzato il voto, addirittura arrivando alle minacce. Ecco, ma senta Muraro, voi siete per l'autonomia o per l'indipendenza? Io sono per il Veneto libero, sei indipendente meglio, sei indipendente meglio. Perché anche questo è un altro punto interrogativo che gli indipendentisti avanzano. Ma Salvini lo ha dichiarato, anche Salvini, che poi ci siano delle condizioni, ma io faccio parte del mio io. Io dico Veneto libero e indipendente. La Lega, però. Cantarutti, il Veneto indipendente è un sogno, è una cosa che si potrà realizzare? Voi avete intrapreso forse una strada un pochino diversa, no? Per raggiungere l'indipendenza rispetto a Morosin. Sì, certamente. Noi abbiamo preferito seguire quella strada che è stata appena citata poco fa anche dal presidente Muraro, ossia quella di scegliere la rinuncia ai rispettivi simboli per unire tanti movimenti che dopo 20 anni di lotte, dopo 20 anni di divisioni, molte volte incomprensibili, hanno scelto di unirsi per fare in modo che il percorso verso il Veneto indipendente possa trovare una concretizzazione, perché sono 20 anni che si tenta strade alternative. Bene ha fatto la Lega, Presidente, a esplorare la strada del federalismo, dell'autonomia, però con onestà intellettuale dobbiamo darci tutti atto che fino ad oggi quella è stata una strada che ha trovato sempre le porte chiuse laddove si è cercato di portarla. Era giusto tentare, non funziona più.
noi abbiamo scelto di riunirci vari movimenti indipendentisti. Le porte sono aperte a tutti ed è una strada che vuole essere una strada istituzionale. Perché quando lei mi chiede, ma quello dell'indipendenza è un sogno, il Veneto indipendente è un percorso che non può essere realizzato domani mattina, di questo ne siamo coscienti, ma siamo altrettanto coscienti che quello costituisce il punto di arrivo, è il punto di arrivo di un percorso che è già iniziato con l'approvazione della legge 16, quella che è stata avuto come primo firmatario Stefano Valdegamberi, che noi abbiamo sostenuto, è stato un percorso che sta proseguendo, perché la Regione Veneto, e qui devo darne atto al Presidente Zaia e all'Assessore Ciambetti in particolare, ha promosso la costituzione di quel comitato che sta dando attuazione, anzi che deve dare attuazione, a molti degli aspetti di questa legge, in primis la raccolta fondi e la propaganda barra comunicazione. Insomma. Ecco, per sottolineare anche qui, lasciamo perdere le bandiere di partito, dopodomani in Catalogna ci sarà questa virgolette manifestazione barra votazione, chiudo le virgolette, ma in Catalogna quando abbiamo visto milioni e milioni di persone scendere in piazza, le abbiamo viste tutte solo con la bandiera catalana, presa di coscienza di essere un popolo. Ci sono riusciti i catalani? Sono più bravi di noi? No, forse sono più avanti in questo percorso. Noi vogliamo fare in modo che il percorso istituzionale, pacifico e democratico segua fondamentalmente le orme della Catalogna. Una regione Veneto, cioè le istituzioni che rappresentano i Veneti, tutte da destra a sinistra, che sono state ritualmente e democraticamente elette, che portano avanti questo percorso fino all'indipendenza. Certo, sul discorso dell'indipendenza, lo sapete tutti, c'è questa spada di Damocle della nostra Costituzione, il famoso articolo 5, la Repubblica Italiana è unica e indivisibile. Sentiamo cosa ci dice il costituzionalista in proposito, abbiamo ascoltato la voce di Daniele Trabucco, un costituzionalista docente a Padova, ascoltiamolo. Se guardiamo sul piano del diritto costituzionale interno, ovviamente è ovvio che un'indipendenza che presuppone di fatto una secessione del Veneto dal resto dell'Italia è assolutamente un'ipotesi di rottura del patto costituzionale. Noi abbiamo una norma che è molto chiara, che è l'articolo 5, la Repubblica è una e indivisibile. Quindi l'indivisibilità della Repubblica impedisce che le regioni o impedisce che qualunque altra frazione del territorio nazionale possano diventare indipendenti e quindi staccarsi dall'ordinamento giuridico costituzionale vigente. Quindi mi sembra un dato di fatto. È ovvio che molti criticano la norma dell'articolo 5, la ritengono una norma di natura giacobina, una norma di natura antistorica. Io non entro in questo tipo di valutazioni che attengono più alla filosofia del diritto che al diritto costituzionale. Dico solo che il principio di integrità territoriale contenuto nella norma dell'articolo 5 viene sì esplicitato, viene reso in termini di diritto positivo, ma di per sé la norma dell'articolo 5 non sarebbe necessaria, cioè è ovvio che ogni ordinamento ha la propria integrità territoriale in quanto ordinamento giuridico costituzionale. Quindi la norma dell'articolo 5 non fa altro che esplicitare un principio che è ontologicamente proprio dell'ordinamento stesso. Del resto ci sono delle costituzioni di altri paesi europei dove il principio di unità e di indivisibilità della Repubblica non è espressamente indicato all'interno delle rispettive carte costituzionali, eppure non si può dire che per questi paesi non valga il principio di integrità territoriale. Quindi se noi dobbiamo guardare al piano del diritto costituzionale interno, è ovvio che l'articolo 5 sarebbe di fatto preclusivo. So che gli esponenti dei diversi movimenti venetisti, a cui io comunque do il merito di aver sollevato un problema importante, fanno invece riferimento a un altro principio, che è un principio di diritto internazionale consuetudinario, che è il principio di autodeterminazione dei popoli, addirittura un principio che sarebbe precostituzionale, preesistente alla stessa Costituzione, però io ritengo, da giovane studioso, da giovane costituzionalista, che un principio di questo tipo debba comunque sempre misurarsi con l'ordinamento interno, anche perché quel principio ha bisogno di una fonte regionale, quindi di una fonte atto dell'ordinamento interno per essere reso operativo, anche se sul piano ovviamente del referendum regionale consultivo. Referendum regionale consultivo, è bene anche che specifichiamo questo aspetto, si tratta di una consultazione popolare, certo. E dopo, anche se si dovesse tenere,
Sì, è anche vero, questo problema ce lo siamo posti anche nel momento in cui la Regione Veneto, prima di dar corso alla votazione della legge 16 che indice il referendum, ha chiesto ad una commissione di giuristi, della quale mi sono onorato di far parte, ha chiesto di avere un parere. La faccio molto breve anche per i nostri telespettatori, nessuno si è sentito di dire no, non si può fare. Tanto è vero che poi è stata portata in Diciamo. votazione. Nel momento in cui la Regione Veneto, il Consiglio regionale Veneto ha approvato questa norma, lo ha fatto acquisendo pareri diversi da quello del costituzionalista che abbiamo sentito, perché quando lui cita l'indivisibilità della Repubblica deve ricordare che la Repubblica è stata frazionata. E noi abbiamo regalato un territorio che era territorio sovranità italiana, mi riferisco alla zona B dell'Istria, lo abbiamo regalato, vigente la Costituzione, nel 1975 il Trattato di Osimo, ratificato 2 anni dopo, e lì nessuno dei parlamentari dell'epoca, io sono andato a guardarmi tutti i lavori preparatori, nessuno si è sognato di tirar fuori il discorso, ma c'è l'articolo 5 della Costituzione. È stato fatto, votato praticamente all'unanimità, tolto l'allora MSI, e quel pezzo d'Italia è stato, per ragioni contingenti, storiche, bisognava chiudere la questione sul fronte orientale, è stato dato. Sono scelte politiche, non scelte giuridiche, fermo restando che l'ordinamento internazionale è sovrapponibile. Chiudo con una domanda. Se domani mattina, per assurdo, la nostra Costituzione introducesse l'obbligo di torturare i prigionieri, non è che questa sarebbe una norma che potrebbe venire applicata, chiunque si renderebbe conto che cozzerebbe contro i diritti più elementari della persona, tra i quali diritti c'è quello di libertà e di autodeterminazione. Professor Kasen, questo è un movimento che nasce dal basso, è un malessere che comunque, cioè l'indipendentismo, che non è un fenomeno solo veneto, e ne è dimostrazione il fatto appunto che si sia votato in Scozia piuttosto che l'appuntamento di domenica, anche se ci sono delle grosse opposizioni a queste correnti. Bisogna stabilire se nasce da un malessere, e probabilmente sì, perché c'è uno stato di evoluzione della società, non solo italiana ma anche europea. Abbiamo aperto le porte, aperto il concetto di nazione a un concetto più grande che quello europeo, e quindi questo lascia spazio a queste tendenze all'indipendentismo. Nasce anche da un altro aspetto, che è storico, soprattutto dalla Repubblica in poi, che il Veneto è stato trascurato politicamente e non è stato dato quel valore che effettivamente il Veneto aveva. Normalmente i Veneti sono un popolo abbastanza dimesso, non in senso che manchi di orgoglio, ma tranquillamente si sacrificano. Pensano alla famiglia, pensano al lavoro e quindi sono meno, diciamo, esplosivi rispetto ad altre etnie italiane. E quindi praticamente era un popolo su cui la politica, soprattutto quella di centro della Democrazia Cristiana, portava a casa una quantità illimitata di voti. Era l'area democristiana più forte e forse per questo ha avuto meno agevolazioni. Perché chi si ribella, in qualche maniera poi viene agevolato. Chi soggiace tranquillamente invece viene trascurato, perché si dà per scontato che tanto ce l'ho. E questa è stata una delle altre motivazioni per cui il Veneto è stato trascurato. Poi che il Veneto da solo, senza nessuna spinta, senza nessun aiuto economico di nessun genere, sia riuscito a diventare quello che è diventato, cioè la prima regione d'Italia che riesce a produrre un PIL elevatissimo, questo è stato praticamente la prerogativa dei Veneti. E i Veneti avevano la prerogativa di avere costruito, e ne parlavamo non più tardi di 3 giorni fa in una riunione dell'Ordine dei giornalisti, i Veneti hanno costruito un'area industriale non limitrofa alle città, ma all'interno delle campagne. E quindi l'area più diffusa e più organizzata e più industrializzata d'Europa avviene proprio nel bacino, diciamo, che va da Verona a Treviso, dove la densità industriale non sta dentro le città, ma sta proprio nelle campagne.
Perché cosa succedeva? Questa è storia di 70 anni fa. Il contadino da solo, non attraverso una serie di spinte di altro genere, è diventato industriale. Perché univa l'attività della campagna con l'attività del piccolo artigianato. Io faccio un esempio, per esempio Cerea, no? Cerea è diventato il centro di produzione del mobile d'arte, del mobile antico, eccetera, più vasto in assoluto. Ma non è che ci fosse una scuola. C'erano i contadini che d'inverno, alle persone che avevano necessità, aggiustavano i vecchi mobili e poi hanno cominciato a copiarli, poi hanno cominciato a produrli in serie, e c'erano famiglie che facevano solo le sedie di un certo tipo, altre famiglie facevano le tavole, altre famiglie facevano solo le gambe delle sedie, no? E quindi un po' alla volta si sono organizzati e hanno creato uno dei centri più belli, più creativi in campagna. Non in città, quindi non c'è l'illuminato industriale che mette in piedi l'industria, sono dei semplici contadini che si organizzano, e questo fenomeno è chiamato modello Veneto, no? Modello Veneto, che il contadino alla mattina si alzava, andava a mungere le vacche, poi andava a lavorare, faceva fare l'operaio, poi tornava a fare il contadino, ed era un doppio reddito, no? Un fenomeno unico in tutta Italia. Ecco, dalla regia mi dicono se può spostare gli occhiali che battono sul microfono. E quindi questo è stato. Oggi l'indipendentismo, il Veneto è sempre stato indipendente. Psicologicamente non ha avuto bisogno di nessuno. Quindi l'essere aggregato a uno Stato, che in questo momento più che mai non funziona, mi sembra che sia una cosa più che ovvia e più che necessaria. Ma perché? Perché non è detto che poi sia un togliere alle altre attività o alle altre regioni qualche cosa, ma eventualmente può essere un'aggiunta di valori che in questo momento forse non si riescono ad apprezzare. Ma eventualmente nel corso appunto del nostro dibattito cercheremo di capire anche quali sono le prospettive, quindi se si dovesse ad arrivare o all'autonomia o all'indipendenza, che cosa succederebbe poi materialmente. Prima di fare tornare a intervenire Morosin, volevo invece parlare con Andrea Bona del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti. Voi forse dei territori montani siete stati i primi a manifestare le difficoltà, nel vostro caso, di vivere al confine con una regione autonoma, che quindi ha tutta una serie di agevolazioni, con tanti comuni che hanno chiesto il passaggio, il passaggio di regione. I bellunesi si sono resi conti ormai da più di 10 anni che così non si regge, veramente non si regge, non si riesce a stare in montagna, c'è lo spopolamento, l'abbandono continuo. Noi subiamo una concorrenza. E non dico che noi siamo una concorrenza sleale, ma è una concorrenza sia verso l'Austria, che ha una tassazione del 30%, non dimentichiamoci, è un sistema statale che funziona e funziona molto bene, che è quello del Tirolo, sia verso le province autonome di Trento e Bolzano, che è vero che pagano le tasse come noi, un po' meno adesso, perché con le ultime modifiche che hanno avuto possono lavorare sulle tasse locali in maniera anche significativa, ma soprattutto queste tasse ritornano in servizi nella popolazione. Per chi fa turismo, un conto è dire mi arrangio io con le poche risorse della provincia Belluno, un altro conto è avere una provincia che spende 30 milioni l'anno in promozione turistica, per cui io ho la gente che arriva sotto la porta di casa. Questo ci ha reso semplicemente fuori mercato. Noi siamo sopravvissuti fino adesso perché avevamo una forte manufattura che è stata creata dopo il disastro del Vajont, il quale nella ristrutturazione industriale di questo momento qua ci pone in seria difficoltà. Hanno cominciato Lamone e Sovramonte e non li saremo mai abbastanza grati per aver capito, proprio loro che stavano in difficoltà, questo problema. Hanno seguito altri comuni e noi, Barda è nato dal comitato promotore del referendum provinciale. Nel 2011 abbiamo chiesto, raccogliendo 18.000 firme, che la provincia istituisse il referendum per il passaggio dell'intera provincia di Belluno alla regione Trentino-Alto Adige. E in base a un articolo della Costituzione, 132,2, la Cassazione ce l'ha bocciato, con una motivazione che è stata abbastanza pretestuosa. Questo parere non è nemmeno impugnabile, abbiamo cercato di impugnarlo, noi non è stato nemmeno possibile impugnarlo. Di seguito abbiamo sostenuto tutti i comitati che sono formati nei comuni per sostenere il referendum, che sono particolarmente difficili, perché bisogna fare un doppio quorum, 50 più 1 che va a votare e 50 più 1 che dice anche di sì.
e in comuni in cui c'è un AIRE, cioè residenti all'estero molto alta o doppie residenze di seconde case, è stato difficilissimo. Però 7 comuni sono già passati per volontà popolare dall'altra parte, senza che però succeda niente, e senza che questo problema venga, anzi punendo la provincia di Belluno, perché noi siamo rimasti 3 anni commissariati, per 3 anni abbiamo avuto commissario prefettizio. E adesso poi avete, cioè, la riforma. Adesso la quindi... riforma, abbiamo avuto queste elezioni di secondo grado, che non sono neanche elezioni, diciamoci la verità, sono una specie di simulacro di esercizio, così insomma adesso era meglio non avere niente piuttosto di avere queste, con sindaci di comuni magari molto lontani dal capoluogo che devono fare il presidente o diciamo l'assessore provinciale senza compenso, insomma. È chiaramente un percorso, dura 2 anni per chiudere tutto, però noi abbiamo bisogno di quell'ente lì. Come facciamo noi a confrontarci con la provincia autonoma di Trento, di Bolzano o col Tirolo senza avere nemmeno una rappresentanza eletta? Certo, non avete strumenti. Non abbiamo strumenti. Dalla regia mi dicono che dobbiamo chiamare la pubblicità, quindi vado 2 minuti in pubblicità, torniamo subito per parlare di Veneto e chi Veneto fa. Questo è il titolo della nostra trasmissione di questa sera. Tra poco TV7 Match.